Un 2013 da record per il gruppo BMW, anche il 2014 è iniziato all'insegna dei risultati positivi. A gennaio le vendite hanno registrato un aumento, considerando i marchi nel complesso, del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno appena trascorso. Con 133.000 unità commercializzate, si conferma inoltre il ruolo di primo piano nelle categorie premium a livello internazionale. È il successo di una strategia globale che coinvolge tutte le aree di mercato. L'Asia può vantare un più 17,9% in confronto al 2013, con punte di crescita del 22,2% in Cina e del 24% in Corea. Nelle Americhe, il gruppo sale in gennaio al 32,4% in Brasile e del 26,4% in Messico, mentre negli Stati Uniti si attesta un comunque significativo più 3%. In Europa, nonostante il perdurare di una fase difficile, assume particolare valore un aumento dell'1,4%. Per quanto riguarda i marchi, BMW, con 117.000 vetture vendute a inizio 2014, cresce del 9,2%. Alta come sempre la domanda per la serie 3, ma sono di rilievo anche i risultati della BMW X3, a più 18,2%, e della new entry BMW serie 4, che ha subito conquistato i favori della clientela. Contributi importanti, inoltre, della BMW serie 5 e della serie 6, con incrementi percentuali a due cifre. Ed è in rampa di lancio la debuttante BMW Serie 2 Coupé, in Italia da marzo, che arricchisce l'offerta di modelli sportivi, in sostituzione della precedente BMW Serie 1 Coupé, dalla quale però si differenzia nettamente. Un'auto dal forte temperamento, che si distingue nel design e nelle caratteristiche tecniche e di comportamento. Quattro posti, dimensioni compatte, trazione posteriore e assetti specifici per una dinamica di eccellenza. Gamma motori benzina e diesel, con tecnologia Twin Power Turbo, dalle prestazioni ai vertici della categoria, e tutti potenziati rispetto a quelli adottati dalle berline serie 1. Sotto il cofano 4 cilindri 2 litri a benzina da 184 cavalli e a gasolio da 143 o 184 cavalli. E al vertice il 6 cilindri 3 litri M Performance da 326 cavalli. Le qualità sportive non mettono d'altra parte in secondo piano l'efficienza in materia di consumi ed emissioni inquinanti, mentre completi sono gli equipaggiamenti che riguardano la sicurezza e il comportamento su strada. Dalla funzione start and stop alla modalità di guida EcoPro, dallo sterzo ad assistenza variabile ai controlli elettronici degli ammortizzatori e del differenziale. Nella tradizione BMW, l'attenzione ai dettagli di finitura e ai sofisticati apparati di servizio. Dal sistema interattivo Connected Drive, alle luci adattive, alle telecamere, all'assistenza per i parcheggi. La BMW Serie 2 Coupé conferma così l'impegno del marchio per facilitare la confidenza con vetture ad alte prestazioni, per consentire il pieno utilizzo senza alterare il piacere di guida, ma anzi spostando ancora più avanti la ricerca dei limiti in piena sicurezza e al tempo stesso garantendo comfort. In questo senso, vetrina dell'eccellenza BMW nell'ambito dell'innovazione per quanto riguarda il rapporto tra conducente, vettura e ambiente esterno, il Consumer Electronics Show di Las Vegas, dove la Casa di Monaco ha presentato i risultati della sua ricerca più recente. Da tutti gli apparati legati alla dinamica su strada fino al futuristico sistema che connette la nuova elettrica BMW i3 all'avveniristico smartwatch Samsung Galaxy Gear. Prima auto al mondo a interfacciarsi con un orologio da polso. Ulteriore prerogativa di un modello di assoluta avanguardia che anche in Italia sta conquistando interesse e consensi, come testimonia l'ultima iniziativa promozionale legata al concorso fotografico Born Electric by BMW i, in corso fino al 31 marzo prossimo. Nel quadro dello sviluppo strategico del gruppo, il marchio MINI sta vivendo una importante fase di transizione, legata al lancio dell'ultima generazione della berlinetta, che rappresenta il benchmark nel settore delle compatte premium. A un lieve decremento complessivo delle vendite internazionali a gennaio corrispondono i dati favorevoli dei modelli MINI Clubman e MINI Countryman, in attesa dei primi risultati del modello debuttante che ha come obiettivo la conquista di nuovi primati. La nuova MINI segna infatti un netto progresso rispetto all'auto che va a sostituire, con un aggiornamento del design che non tradisce i connotati classici, ma soprattutto con qualità migliorate in fatto di abitabilità, equipaggiamenti e componenti tecniche.
Leggermente più grande nelle dimensioni esterne, offre più spazio interno a 4 persone. Un bagagliaio portato a 211 litri e dotazioni di accessori da autentica piccola ammiraglia, al pari delle vetture BMW di classe superiore. Totalmente rivoluzionata la meccanica per accentuare ancora il caratteristico go-kart feeling, ma garantendo più elevati livelli di comfort e piacere di guida. E inedita la gamma dei motori turbo. Inizialmente disponibili per Cooper e Cooper S, i nuovi benzina a iniezione diretta e sovralimentati a 3 e 4 cilindri, 1500 e 2000 da 136 e 192 cavalli, e per Cooper D il 3 cilindri 1500 a gasolio da 116 cavalli. Seguiranno per Mini One e One D un 3 cilindri 1200 a benzina da 102 cavalli e un 1500 diesel da 95 cavalli. Supremazia tecnologica Mini che trova riscontro nella straordinaria affermazione sportiva del Rally Dakar 2014, che ha visto la vittoria dello spagnolo Joan Nani Roma con la All For Racing, derivata dalla Cooper S John Cooper Works Countryman, e la conquista anche degli altri due gradini del podio, con Stefan Peter Ansel e Nasser Al-Attiyah. Completano il quadro positivo di questo inizio 2014 i dati di BMW Motorrad, che dopo aver segnato nel 2013 per il terzo anno consecutivo il record di vendite mondiali, ha confermato la tendenza a gennaio, con un 12,9% di crescita rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Successi in particolare in Asia e negli Stati Uniti, e prospettive importanti per i nuovi modelli entrati in gamma, come la R1200RT o la R9T, celebrativa dei 90 anni del braccio motociclistico di BMW. Quest'ultima, anche protagonista, assieme alla Concept 90, al recente Motorbike Expo di Verona.